No, vai. Ciao ragazzi, oggi parliamo di... Un esercizio che molti pensano serva solamente per fare i fighi, diciamo. Ma in realtà è un esercizio che serve un sacco per molteplici funzioni. Di cosa sto parlando? Sto parlando del mano cassa, o questo. Che quando lo senti dici, quel batterista ha fatto quella roba. Ok, quel batterista ha fatto quella roba ed è difficile fare manicassa. E poi in realtà non si chiama manicassa, sarebbe un linear. Un linear 2, composto da un colpo di mano, un colpo di cassa, che poi si ripete. Però perché è importante questo esercizio? Perché va a farci crescere in molti aspetti, per la velocità della cassa, per la velocità delle mani, per gli incastri tra le mani e i piedi, per gli unisoni anche, perché sembra impossibile, non ci sono unisoni in questo esercizio, ma ci aiuta anche per gli unisoni. Oggi quindi vi voglio dare alcuni esercizi basati su questa cosa qua. Gli esercizi che vi do saranno con le due mani e con la cassa, quindi come mani suoneremo sia con la mano destra sia con la mano sinistra, ma il piede sarà sempre il piede destro. Poi per chi volesse, dato che ogni tanto mi chiedete, cercare di migliorare il piede sinistro, soprattutto per il doppio pedale, fatelo anche col piede sinistro, quindi la destra non suona più e incomincerà a suonare la sinistra. Quindi allora cosa facciamo? Facciamo i colpi sfalsati, quindi mano, piede, mano, piede, mano, piede, mano, piede. Prima tutto destra, poi tutto sinistra, poi singoli, poi doppi. Vi faccio già tutto insieme. Ragazzi, queste due la cominciate molto 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 lentamente. Quando siete a posto, quando va bene, perché poi a posto c'è sempre gente che lo fa più veloce, quindi ma non c'è problema. Tanto noi la cosa che interessa è il controllo. Quando abbiamo più o meno il controllo di questa cosa, allora facciamo un'altra cosa ancora. Cerchiamoci una diteggiatura qualsiasi. Io per semplicità e perché mi piace uso il paradiddle. In pratica il paradiddle che cos'ha? Come al solito, destra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Facciamo quello con l'accento sull'uno, quindi. Questi sono i nostri colpi di mano. Adesso dobbiamo andare a mettere tra ognuno di questi colpi un colpo di cassa. Quindi fa l'esercizio di prima questo. Ma con il paradiddle cosa verrà fuori? Oppure proviamo a mettergli qualcos'altro, poi ognuno di voi può mettere quello che vuole. Ad esempio, proviamo a mettere un doppio paradiddle, questo è più difficile. Oppure proviamo a mettere ad esempio uno stick in tre, quindi destra, sinistra, sinistra, questo qua. Sempre con la cassa sfalsata. Provate un po' a mettere quello che volete, vi prendete una diteggiatura qualsiasi, oppure guardate sullo stick control, ad esempio la prima pagina, vi fate quella lì, però cominciate piano, vedrete che anche a farlo a questa velocità si farà fatica, perché questo ci farà veramente tantissimo sul bilanciamento, sul nostro bilanciamento quando suoniamo. Quindi troveremo giovamento grazie a questo esercizio anche quando andremo a suonare un semplicissimo groove cast durante Charleston. Quindi fatelo, mi raccomando, e trovate, io vi lascio il PDF dove vi scrivo tutte le cose che abbiamo fatto oggi, con tutte le diteggiature e tutto. Provateci e poi mi fate sapere. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, qui sotto se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e sempre qui sotto trovate i link ai miei social, Instagram e Facebook e anche il link al sito Gastube. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!